Sono Lorenzo, il mancino. Sono mancino, sono un esterno destro. In quest'ultimo periodo sto giocando trequartista. Sono partito da terzino sinistro e per poi aver fatto l'esterno. E per interpretare meglio questo nuovo ruolo devo imparare a giocare meglio dietro le linee. Il mio giocatore preferito dell'Inter è Ivan Perisic. Perisic anche lui è un esterno, la sua caratteristica è il dribbling e la velocità e io l'ammiro molto, spero di diventare uno come lui. Il mio punto forte è la velocità e credo di migliorare nel calciare con il piede debole. Lorenzo è il classico trequartista, attaccante esterno con le sue giocate da invenzione del calcio, è un ottimo giocatore, preso quest'anno a luglio, inizio anno, dal Pescara, un'altra società professionista. Il mancino ha la sua preferenza del piede, il destro deve sicuramente migliorare, ha un grosso dribbling, deve ancora crescere fisicamente rispetto ad altri giocatori coetanei, è un pochino indietro. Mi manca ancora muscolatura delle gambe, però è qua per crescere e per migliorare. Quando ho saputo di questa proposta dell'Inter ero subito molto felice, contento e non potevo rifiutare questa offerta perché credo che tutti vorrebbero fare questa esperienza e perché l'Inter come settore giovanile dà molto ai giovani e ce la metterò tutto per onorare questa maglia. Lorenzo è un ragazzo splendido. È molto rispettoso, molto educato, è capace di farsi voler bene da tutti. Abbiamo un ottimo rapporto anche con la famiglia di Lorenzo, che collabora con noi al meglio per far sì che questa sua esperienza sia la migliore possibile. E siamo proprio contenti di avere Lorenzo in convitto da noi. Lorenzo è un ragazzo molto educato, rispettoso e anche molto preparato. Devo dire che si vede che il suo percorso scolastico è stato un buon percorso. È un ragazzo partecipe e devo dire che viene favorito anche proprio dal contesto della classe, perché è una buona classe che lavora bene, sicuramente una classe in cui le lezioni vengono svolte sempre molto serenamente. L'augurio che faccio a Lorenzo è che appunto rimanga così, che non si perda, che la passione per il calcio comunque non intacchi il suo percorso scolastico perché ha delle ottime potenzialità ed è bene, insomma, farle fruttare. Per diventare calciatore credo che sia molto importante avere la testa, perché i ragazzi che oggi non hanno la testa non credo che andranno avanti nello sport ma anche nella vita.